Eccoci qui dopo la pausa per le nazionali. Karsdorp, ho visto l'elenco provvisorio dei convocati per la prossima partita, mi ha dato il mio nome. Ok, vabbè, vuole giocare, inutile che lo leggiamo. Io leggo i commenti che sono sempre uguali da 5 anni, i messaggi sono uguali, io li leggo. È autismo, raga. Comunque, grazie mister, invece Nura, contentissimo perché ha giocato a Crotone e ha fatto un partitone. Dopo una stagione comunque molto pesante è arrivata finalmente la primavera, soprattutto in casa Marconi. Tra Nazionale e Roma infatti comunque le cose stanno migliorando, i ritmi si stanno finalmente disponendo, gli schemi, insomma sta piano piano disponendosi tutto, quasi come fosse la vigilia di una nuova stagione, la prossima, che sicuramente dovrà regalarci tantissime emozioni. Ma questa non è ancora finita, 30ª giornata, 11ª di ritorno dall'ara, cioè Bologna-Roma. Corre, attenzione alla velocità da parte del numero 11 del Bologna, sempre Krejci, che alza il cross verso Palacio, al volo! La girata in porta, Bologna in contropiede, cena a Palmieri, dentro subito da Schick. Roma che risponde con Patrick, che va sul sinistro, calcia in porta! Palo di Schick! La bandierina è pronto, Daniele De Rossi. Ecco il calcio d'angolo, sulla testa di Manolas! Che non trova la porta. Primo tempo spaziale al Dall'Ara tra Bologna e Roma, 0-0, sono mancati davvero soltanto i gol. E io direi che dall'altra parte c'è un Simone Verdi che si sta vendicando della mancata convocazione in nazionale. Io chiedo venia al mondiale de Porto se giochi così. Nainggolan, dentro da Schick, occhio a Raja che vuole subito lasciare il segno. Entra in rigore, fino in fondo, Nainggolan, calciato addosso a Mirante e si è divorato la palla dell'1-0 qui. Alzato troppo il sinistro, avrebbe dovuto calciare il raso terra ad incrociare. Adesso sta diventando un assedio da parte della Roma, c'è a destra Marez, l'ho visto Perotti, palla difficile, ci arriva l'Algerino, in area di rigore, Marez, Marez, fino in fondo, Mirante! Manolas, poi apertura ottima per Masina, che mette giù il pallone e va. Masina allunga la falcata su Pellegrini che scivola, Masina dietro per Verdi, in area Verdi, Alisson si allunga e la mette in calcio d'angolo. Poi Marez se la riprende, forza ragazzi, Nainggolan lascia Schick, c'è Florenzi che si muove sulla sinistra, Servidori che se la deve portare sul destro, Schick al centro, Florenzi, Mirante, vola e la mette in calcio d'angolo. Il tempo è finito, 0-0 a Bologna, però dobbiamo imparare a vincere questo tipo di partite, dobbiamo imparare a vincerle. Mister, la vedo abbastanza cupo in volto, e immagino sia chiaramente per il risultato. Le chiedo, la Roma in stagione ha avuto delle difficoltà contro squadre che comunque si chiudono, delle difficoltà soprattutto nel risolvere partite più complicate. Questo secondo lei a cosa è dovuto? Più che cupo sono arrabbiato, perché per un motivo o per un altro non riusciamo mai a risolvere questo tipo di partite, nel dubbio noi pareggiamo. È una stagione che purtroppo si è sviluppata in questo modo e la forza mentale influisce molto, perché se tu sai che in qualche modo la partita la vinci ci credi di più. Bisogna crescere sia tecnicamente che e soprattutto mentalmente, perché queste partite vanno vinte. Fatto sta che adesso andiamo a Napoli e dobbiamo tirare fuori una grande prestazione contro un grandissimo avversario, poi vedremo. È una partita comunque decisiva per la nostra stagione. Stagione di alti e bassi, emozioni, piaceri, ma anche delusioni, grandi delusioni. Ecco perché si arriva a un punto in cui bisogna trovarsi davanti a un bivio. Ora che facciamo? Altra delusione oppure la finale? Eh sì, perché stasera c'è la sfida della verità. C'è Napoli-Roma con la Juve che ha già un piede e mezzo alla finale di maggio dello Stadio Olimpico di questa Coppa Italia, dato il 3-1 dell'andata sull'Atalanta, ma non si può mai dire perché a Bergamo in realtà potrebbe anche esserci una sorpresa. Noi siamo al San Paolo, noi dobbiamo pensare a questa di partita, 0-0 tra Napoli e Roma all'andata, 1-2 sconfitti quindi i partenopei allo Stadio Olimpico nel match d'andata di campionato. Si è giocato anche tra l'altro il match di campionato qui al San Paolo e la Roma ha vinto anche abbastanza bene, convincendo. Quindi è una partita molto complicata, complessa da dedurre, da capire. E allora leggiamo le formazioni: Reina, Sergi Roberto, Raul Albiol, Tonelli e Baines per quanto riguarda il pacchetto difensivo del Napoli, con Diawara, Hamsik e Jorginho a fare da interdizione. Con il pacchetto offensivo, Unas, Insigne e Mertens. Tra l'altro abbiamo visto il bellissimo gol di Insigne in nazionale contro l'Australia, partita che poi è stata un po' sfortunata e si è chiusa sul punteggio di 1-1. Insomma, molti sono stati i pareggi. Ecco, questo è un altro argomento interessante. La Roma ha pareggiato a Bologna per 0-0. Nel dubbio questa squadra pareggia purtroppo, quando è un passo poi non riesce a fare il passo ulteriore. Non c'è Skorupski, stasera c'è Alisson a difendere la porta della Roma,
Skorupski sappiamo sarebbe il portiere della Coppa Italia, Florenzi, Manola, Spazio, Kolarov, De Rossi, Nainggolan, Perotti, Marez, Unger e Dzeko. Roma che o vince oppure deve pareggiare, ma con risultati superiori all'1-1, chiaramente, 1-1 compreso, altrimenti si andrebbe supplementare. Tutto pronto, batte Dzeko. Attesa che finisce, match che inizia, buon divertimento. Kolarov sta andando, Nainggolan sul vertice sinistro, vediamo Raja che lotta con Sergi Roberto, passa con un grande intervento, poi va là dentro per Dzeko che la gira in porta, Reina risponde presente. Ma De Rossi nel mucchio, Manolas, Reina può non male Kolarov, e questa è la sua rivincita dopo una stagione soffertissima. Alexander Kolarov mette lo zampino con il gol qualificazione, forse al 45esimo, un gol pesantissimo al San Paolo. E adesso vediamo la reazione del Napoli, che in questo primo tempo ha fatto poco e nulla, ha attaccato solo la Roma e la concretizza al 45esimo col piattone di Kolarov che la mette alle spalle di Reina. Poi c'è un giocatore del Napoli a terra, Mertens si tocca il crociato. Mertens si tocca il crociato, momento chiave. Mertens non ce la fa. Si ricomincia al San Paolo. Nainggolan porta avanti il pallone con Under che si muove fino in fondo. Nainggolan calcia pure in porta. Palo, maledizione, ma fatemi esultare per un gol così una volta l'anno. Poi Nainggolan messo ancora fuori il pallone, lo rincorre ancora Florenzi, vuole però anche lui. Ecco il tiro largo. Adesso Roma che meriterebbe il 2-0. È il 65esimo di Napoli-Roma, è il momento del ritorno in campo di Stefan El Shaarawy, assente per 3 mesi, fuori Under. Forza Faraone, la concentrazione non deve mancare in questo finale. Nainggolan, il lontano possibile verso El Shaarawy, lotta Zielinski alla meglio, poi Marez, Zielinski ancora varco centrale, troppo spazio per Zielinski che segna un gol meraviglioso, quello dell'1-1, il gol che prima avrebbe meritato Nainggolan. De Rossi fuori per Florenzi, che arriva alla tre quarti e mette il cross verso Dzeko, che va di testa, Reina si allunga come un gatto. Manolas, poi palla buona per Milik, attenzione a Fazio che è uscito in ritardo, quindi pallone per Tonelli, addirittura davanti Tonelli, punta Kolarov, Tonelli dentro per Giaccherini. Giaccherini fa 2-1 per il Napoli. Clamoroso al San Paolo. Clamoroso al San Paolo. Napoli 2, Roma 1. È cambiato tutto. Incredibile. Come stanno il calcio. El Shaarawy. Roma che adesso deve tutti i costi segnare. Dzeko da Nainggolan. C'è Marez dentro. Servito Marez. C'è anche Nainggolan che va. Marez ha visto Dzeko. Palla buona. Peredin! Dzeko! 2-2! Fatecene un altro adesso! Fatecene un altro adesso! Edin Dzeko! 2-2! La riprende la Roma! Subito Edin! Subito così! Dai! L'esultanza rabbiosa di Marconi! Tutta la panchina ad esultare! Compreso Schick! E questo è un bel segnale! Ma tutti calmi! Dzeko impassibile! Tutti calmi! Perché non è finita! Poi Florenzi, Insigne, chiuso, poi El Shaarawy ancora, Manolas, De Rossi, Florenzi, c'è El Shaarawy che va a largo, c'è Marez interno, la palla è per il secondo, e la può andare Riyad Mahrez che vuole solo la bandierina, perché chiaramente adesso bisogna far passare i minuti, sempre Marez, ancora Marez, c'è anche fallo ma lui passa lo stesso, Marez con una magia, prende il fondo, poi la fine grossa, ancora per Dzeko! Dzeko! E adesso tutti a casa, per davvero, 3-2, Edin Dzeko, la sua rivincita, come Kolarov, doppietta per lui, in 5 minuti, ci ha portato in finale di Coppa Italia, Edin Dzeko, anticipa il Biol che ancora cerca il pallone, 3-2 per la Roma, è tutto vero, eccoci qui, eccoci, bentornata Roma, bentornata per davvero. 3-2 Roma ragazzi, game over al San Paolo, adesso sì, è finita per davvero, la Roma elimina il Napoli, ma complimenti ai partenopei per una partita davvero all'ultimo respiro, al fulmicotone, che bella partita per gli amanti del calcio, che bella emozione per questa Roma.
3-2, la gara che ci voleva. La gara che nel dubbio non pareggi, la vinci. Hai rimonta se è possibile. Complimenti innanzitutto mister per il passaggio del turno e per la prestazione, perché avete fatto davvero una grande partita. E cos'è secondo lei che oggi c'è stato e che è mancato nelle scorse partite? Come ho detto dopo la partita contro il Bologna, oggi sapevamo di giocare contro un avversario forte, al tempo stesso un avversario che comunque concede. Abbiamo avuto il merito, la fortuna di segnare praticamente subito con Alexander, e sono davvero contento perché il ragazzo si è impegnato tanto da quando è arrivato, ha fatto molta fatica nell'ambientarsi e spero che il gol di oggi gli possa offrire nuove motivazioni per fare sempre meglio. Poi è chiaro che noi siamo bravi a giocare negli spazi, quindi quando loro si scoprono in contropiede possiamo creare occasioni, così è stato. Non le abbiamo sfruttate e al momento del gol del pareggio questa cosa per poco non ci costa gara, perché poi sono stati bravissimi a segnare rapidamente anche il secondo gol. Là un po' di panico c'è stato, chiaramente. La squadra però finalmente ha tirato fuori gli attributi che tanto abbiamo chiesto in passato. La vittoria in Coppa Italia sul Napoli ha ridato entusiasmo a tutta la piazza. L'Olimpico è di nuovo pieno e c'è tanta fiducia per una Roma che comunque non ha mai nascosto che il progetto è a lungo termine. Non è importante vincere subito. Lo spirito d'appartenenza, il senso d'appartenenza, quello che chiedeva Marconi, il cuore, al San Paolo si è visto. E a 7 giorni dalla stracittadina contro la Lazio, gara in cui dovremo rifarci per la beffa dell'andata, questa voglia la vogliamo vedere anche contro la Fiorentina. Questa volta non si è sovrapposto Florenzi, quindi suggerimento per Keita, ottimo, stessa Keita, poi dalla parte opposta e il Sharawi al volo, Sportiello a negare il gol al rientro da titolare in Serie A dopo 3 mesi di infortuni al Faraone. Marez dentro, il momento di Keita, si propone anche da Engolan, si ferma Keita, lo serve, anzi no, serve Dzeko, calcia in porta e ormai ci ha preso gusto Edin Dzeko, 1-0 per la Roma. Eccolo qui il gol pre-derby, eccolo qui l'uomo che si è risvegliato e poi va sotto i tifosi a dire eccomi qui, eccomi, Edin Dzeko, Roma 1, Fiorentina 0. È andato il Sharawi, tocco per Keita, di prima per il Faraone che può spingere il contropiede, corre il Sharawi, al centro c'è ancora Dzeko, ha visto Riyad Mahrez e il gol è di Dzeko, perché da lì un attaccante segna, tira in porta, fa gol e invece il pallone di Edin era diretto a Mahrez, si abbraccia tutta la Roma, stiamo demolendo la Fiorentina in questo primo tempo. Roma 2, Fiorentina 0, in festa all'Olimpico, finalmente. Parte il traversone di Saponara, il colpo di testa, arriva il gol della Fiorentina, ha segnato, se non ho visto male, Vitor Hugo, il numero 31, che ha, sì, è lui, ha centrato la traversa e poi la palla carambola dentro, Alisson battuto, forse è Gonalon che se l'è perso, vediamo un po' se Alisson, no, Alisson può fare ben poco. Certo che uno tra Gonalon e Mahrez poteva anche metterci la pezza. Fuori Gonalon e dentro Chianker, che poi è stato segnalato autogol di Gonalon, quindi questa cosa mi dà fastidio. Fuori comunque Maxim Gonalon, dentro Danielino De Rossi. Di testa De Ligt. E Sharawi. Infila ancora il pallone ottimamente per Keita, che è in zona tiro. Keita può calciare in porta, dice di no Sportiello, ma c'è fallo su Keita. È stato praticamente ucciso al momento della conclusione. E allora attenzione, sul pallone il Sharawi a 23 metri. Il Sharawi traversa, poi arriva Emerson, non ci credo che ha preso Sportiello. Che ha preso Sportiello. Nainggolan, bravissimo Raja ancora una volta, il vero gladiatore giallorosso in mezzo al campo. Poi il Sharawi, ora a campo, ora può andare a calciare, ancora Sportiello che si allunga, è incredibile, ma le parla soltanto a lui. Dzeko, c'è il Sharawi dalla parte opposta, lo lancia Edin, vediamo se Stefano arriva sul pallone, ci arriva, si è punta la porta, fino in fondo il Sharawi, rientra, calcia Sportiello, maledizione! Simeone, a occhio che sterza su Mascherano e va via, Simeone, rientra anche su De Ligt e poi Gil Dias, fa 2-2, basta però, basta così, non è possibile, cioè dopo tutto quello che ha fatto la Roma in partita, dopo tutte le occasioni, pali, traverse, e stiamo 2-2 per un autogol di un coglione, lasciatemelo dire.
e per un contropiede preso in vantaggio, che devo ancora capire com'è possibile, però 2-2. Scusate per l'uscita, però ragazzi, davvero Perotti per Marez, la Roma non ci sta. Palla verticale poi per Simeone, che è scappato alla difesa della Roma. Attenzione a Simeone, che prende il fondo. Simeone poi la mette dietro, arriva Cristoforo, De Ligt respinge, ancora Cristoforo sul fondo. Adesso l'Olimpico preme, è il momento di Patrick Schick, fuori Stefan. Comunque applausi per il Faraone, che ha fatto una gran partita, sfortunato, non l'avrei tolto se non ci fossimo fatti rimontare in questo modo. Poi Mascherano arriva sul pallone, e allora Roma che deve trovare un altro assalto, uno degli ultimi. Da questo momento inizia l'assedio, si fa vedere Dzeko davanti e Florenzi lo serve. Edin deve girarsi, fuori il pallone per Perotti con Angolo che la chiama, servito Schick e Keita che si muove, Schick sul sinistro, allarga per Emerson che deve andare al cross immediato, Emerson dentro il pallone, Schick anticipato da Gaspar. E allora 5 minuti al 90esimo, fuori Mugnain, entra Chiesa con le mani Emerson, Schick andrà lui a crossare, Schick fa tutto da solo e fa tutto bene, poi mette il cross sul secondo palo sportiello, Dzeko! 3-2, Edin, sempre lui, Roma 3, Fiorentina 2, in un modo o nell'altro, ormai si trova sempre al posto giusto, incredibile, esplode l'Olimpico, Dzeko mostruoso, Dzeko pazzesco, Roma 3, Fiorentina 2, eccola che si mi è sbagliato di questo. Vabbè, poteva prendere Traversa o palo, che non si sa mai. Emerson, calcio d'angolo, li teniamo lì in questo finale di partita, in questo pazzesco finale di partita. È pronto Perotti, Florenzi, si attende solo il fischio finale. Florenzi finisce qui, a 7 giorni dal derby, la Roma è rinata con 2 vittorie incredibili, con un numero 9 lì davanti completamente ritrovato, che applaude se stesso perché ce l'ha risolta lui. 3-2 della Roma, come a Napoli, ancora doppietta di Dzeko. Ormai sta diventando una favola, sta diventando il 9 che cercavamo. E allora, se per un attimo Schick sembrava averlo scavalcato, adesso Patrick torna un attimino giù dal piedistallo, perché Dzeko si è ripreso quello che si meritava, quello che si era preso prima dell'infortunio. Però, come ha detto il mister e come adesso sentiremo, probabilmente lo ripeterà, avere due attaccanti è soltanto un bene, e quindi in futuro ci serviranno entrambi. È solamente un vantaggio poter contare su entrambi, perché ci sarà il periodo, come peraltro già è stato, in cui farà meglio Schick, il periodo in cui farà meglio Dzeko, il periodo in cui potranno giocare anche insieme e rendere benissimo entrambi. Io penso che sia solamente una fortuna per un allenatore, soprattutto ad alti livelli, con varie competizioni, avere tanta scelta in attacco come in qualsiasi ruolo. Sono felicissimo per Edin, perché stava facendo molto bene, era tra i primi nella classifica marcatori, poi purtroppo contro la SPAL c'è stato quel maledetto infortunio. Oggi è tornato, oggi è di nuovo con noi, oggi ha fatto 4 gol in 2 partite e noi siamo felicissimi di averlo in questa condizione. Mi auguro che possa continuare così, così come la squadra. E quindi questo è, ragazzi, per quelli meno deboli di cuore che sono riusciti ad arrivare fino alla fine di questo episodio, lasciate un like se vi è piaciuto, siamo al termine, se non siete già iscrivetevi al canale, passate da Instagram, social più importante, ma per il resto l'avete tutto quanto in descrizione, app, divise da calcio, tutto quello che volete. Noi ci becchiamo con i prossimi episodi, con i prossimi video, un bacione, ciao raga, alla prossima.